Benvenuti a Pensieri e Parole a 33 giri, un podcast di storie forse troppo personali, minime a volte banali, sull'ascolto della musica ai tempi dei vinili. Sono storie che hanno come scopo quello di condividere ricordi ed emozioni di ieri e riflessioni sull'oggi. C'era un raccontare nell'ascolto musicale di un vinile, laddove ora c'è solo un contare, le visualizzazioni, gli ascolti, like, le versioni alternative e i rimandi. Sì, sì, perché siamo attratti da questo. Cerchiamo una canzone, l'ascoltiamo e poi... Poi seguiamo spesso la canzone che ad essa viene associata, che ci viene suggerita, e così via, in un perdersi che può anche essere suggestivo, perché potrebbe essere una scoperta dopo l'altra, certo, ma su cui non si può costruire una storia, un racconto, trovare un senso che rimanga e che ti entri dentro a tal punto da modificarti e aggiungersi a quello che tu sei. Buongiorno a tutti, oggi prendo spunto dai vinili di Tom Waits per provare a mettere a fuoco anche questo punto. L'ascolto come racconto e l'ascolto come conteggio. Raccontare o contare, vinili o playlist. Oggi posso contare il numero dei brani di Tom Waits che compaiono nella mia playlist, ad esempio. Ma che cosa posso raccontare di quegli ascolti? Qual è il senso complessivo di un intero album o anche di un intero percorso artistico, ma non in sé, non in modo oggettivo, ma il senso per noi, per quello che siamo diventati grazie a quegli ascolti? Tom Waits per me è Invitation to the Blues, ma non nel senso letterale, tecnico, cioè non nel senso che mi ha introdotto, invitato ad ascoltare il genere blues e ad apprezzarlo e amarlo. No, no, non solo in quello, ma di più. Tom Waits per me è stato l'invito a considerare il blues come stato d'animo possibile. Quegli stati d'animo che tuo malgrado nascono e sorgono negli incidenti di percorso della vita, nella sofferenza che tuo malgrado devi affrontare, nel dolore degli abbandoni, nella tristezza delle perdite, negli sconforti delle sconfitte, negli struggimenti dei fallimenti. Un blues che ti insegna che gli inciampi nella vita possono anche farti inciampare, ma per andare avanti. Careful not to gamble on a car with a suitcase and a ticket getting out of here in a tired bus station and old pair of shoes. There ain't nothing but an invitation to rule, but you can take your eyes. Tom Waits l'avevo conosciuto attraverso un vinile che mi era stato prestato da un amico che a sua volta aveva avuto questo disco da suoi amici. Era un vinile insieme accanto ad altri di generi diversi che comunque ho ascoltato a lungo. C'erano gli Style Council di Café Blu, che aveva sconvolto i generi e catturato poco a poco, in un disco che sembra inizialmente jazz, fusion, con tendenze al pop raffinato e colto, con la garanzia di Paul Weller, ma poi ecco un ritmo disco ma con i fiati, con un rap in mezzo e poi ballad che anticipano il suono di Bristol. Non a caso c'è la voce di Tracy Thorne degli Everything But The Girl. E poi quella You're the Best Thing che non ti esce più dalla testa. Yeah.
Insieme c'era Small Town Boy dei Broxy Beat, con quella voce trascinante su sonorità disco, new wave, così aliene dalla musica che ascoltavo sino ad allora. Un mondo che si apriva sulla new wave e sulla musica elettronica, che però in quel momento si limita a poche cose ancora, almeno per me. E insieme, come un estraneo che non c'entra niente con il resto, c'era Closing Time. Strano disco per molti motivi. Primo album di Tom Waits, con un Tom Waits irriconoscibile dato che ha una voce particolare, ma non è ancora la voce rovinata dai dischi successivi. Sono prevalentemente delle ballads al pianoforte, con melodie accattivanti e fuori dal tempo, senza ancora nessuna sperimentazione di suoni e di strumenti dei dischi successivi. Closing Time è uno dei dischi che ho ascoltato di più nella mia vita, è uno di quelli che non ho mai smesso di ascoltare passando attraverso tutti i supporti, arrivando poi a cercarlo nelle piattaforme di ascolto in rete. I miei figli non è che amano tanto gli altri dischi, troppo complicati e forse lontani da certe disposizioni di oggi, ma con Closing Time no. Marta, Old 55 o Rosie piace anche a loro. È un disco che ha più di 50 anni perché è del 1973, ma musicalmente è senza tempo. Dopo quel disco ho iniziato a cercare gli altri, e gli altri sono stati altrettanto dei tasselli di una narrazione che non poteva che portare a Rain Dogs. Rain Dogs è nella mia storia il disco. Disco rivelazione, disco sorpresa, disco sorprendente, disco sconvolgente, perché scombina ogni schema nei suoni, nelle atmosfere, nelle sonorità a cui ero abituato, anche se ormai avevo dimestichezza con il Tom Waits anomalo, strambo, stralunato, fuori dagli schemi, dalle righe. Ma Rain Dogs è un po' come quando mi chiamarono le maestre d'asilo, preoccupate perché un figlio non colorava negli spazi precostituiti o usava prevalentemente il colore viola. Ecco, allora anziché drammatizzare e ricorrere allo psicologo, mi è tornato in mente Tom Waits e mi è tornato in mente Rain Dogs. We sail tonight for Singapore. Don't fall asleep while you're ashore. Cross your heart and hope to die when you hear the children cry. Choose while making feet for children's shoes through the alley back from hell. When you hear that steeple bell, you must say goodbye. La storia comincia però prima, e comincia, come ho detto, da Closing Time. Dopo quel disco ecco il doppio Night Hawks at the Dinner, che prende il titolo da un quadro di Edward Hopper, e non poteva essere altro per Tom Waits, perché in quelle storie e in quei suoni c'è tutta quella desolazione tipicamente americana rappresentata da Hopper. Tipicamente americana perché fatta di bar dove bere whisky mentre si pasteggia con uova e bacon, eggs and sausage, come in questa canzone del disco. Tra fumo e ragazze che servono i tavoli con aria quasi disperata, ma non troppo, mentre da un momento all'altro può entrare un rapinatore con le armi in mano, senza che nessuno però si scomponga più di tanto da quel torpore di vita che non è vita. Una vita che in una canzone di questo disco viene rappresentata dalla metafora di warm beer e cold women, birre calde e donne fredde. Warm beer, cold women, why this don't fit in. Every joint I've stumbled into tonight is just how it's been. Tom Waits a poco a poco diventa per me due cose: una certa letteratura americana e un certo cinema americano, ma in entrambi i casi contro, non protesta, contro. Diverso, differente, un diverso differente sguardo su una realtà vissuta senza essere dentro un film della Fox, direbbe Guccini, e non ci sei perché da quel film ti hanno cacciato. Red fruit moon, one star shining down on me.
tra malinconia esasperata di certe ballate strascicate da una voce che si fa sempre più roca ma anche melodiosa, che tende all'ironia, che quindi non cade nell'autocommiserazione e nemmeno nell'autocompiacimento, e veloci swing jazzati che sembrano allegri e gioiosi ma sono di quell'allegria e di quella gioia euforica di quando bevi un po' di più e allora parli da solo e parli da solo per dire a quel te stesso che la vita è comunque bella e che tutto sembra andare nel verso giusto. Ecco, questo ad esempio Small Changes e Blue Valentine, due dischi che mescolano l'invito al blues, Invitation to the Blues, un blues bianco fatto di pianoforte stonato, un pianoforte ubriaco, The Piano Has Been Drinking, Not Me. Con questo continuo desiderio di essere altrove, I wish I was in New Orleans, che sai bene che non può realizzarsi. Perché non può capitare, non può capitare quelle cose che sogni a chi ha cattivi fegati e cuori infranti. Possono capitare solo degli impercettibili cambiamenti, degli small changes di cui spesso non ti accorgi nemmeno. Rivedo, riascoltando il Tom Waits di questi dischi, certi film di Woody Allen di quegli anni, e certi brani di questi dischi potrebbero esserne davvero la colonna sonora, anche se sappiamo che Woody Allen è affezionato a un jazz anni 30. Oppure anche certi film su giovani arrabbiati e ribelli, ribelli senza una causa come James Dean, in bilico tra la fuga, l'illegalità e la disperazione, che sono l'opposto dell'edificante realtà dei personaggi di Happy Days, che guardavamo tutti, tutte le sere, e tutte le sere eravamo in attesa di Ricky Cunningham, di Pozzi, di Sottiletta e Fonzi, ragazzi disperati d'amore che non possono che ricevere delle Blue Valentine, dei biglietti d'amore che non sono rossi ma sono blu, tristi. Blue Valentine, all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. Chissà cosa pensavo allora di questa canzone. Certo, come tutti gli adolescenti ci giocavo molto ed era un'altra forma di fantasticheria alla fin fine. Poi, da adolescenti siamo sempre tutti dei broken heart e qualche volta giochiamo anche a fare i perduti, maledetti, magari ubriacandoci al sabato sera, lasciandoci andare ad un'euforia che libera i nostri incubi. Oggi penso che quella musica fosse allora come un esorcizzare la paura che prima o poi si potesse cadere, sprofondare, la paura che quei sogni che desideravamo potessero trasformarsi negli incubi che non ci fanno dormire. Penso fosse una sensazione strana e vaga a quel tempo, come intravedo a volte in certi volti di alcuni ragazzi di oggi a cui chiedo cosa non va e mi rispondono come rispondevo io allora. Ma no, no, niente, niente. Ma quella sensazione era mitigata dai ritratti che sembravano fatti apposta, come in Romeo is Bleeding, in cui un Romeo che sanguina come sanguinano tutti i ragazzi
fa nella canzone quello che in fondo avremmo voluto fare e vorrebbero fare tutti i ragazzi anche oggi, quando si è dei Romeo che sanguinano, cioè innamorati dal cuore spezzato, e cioè cantare una canzone dissonante in cui tirare fuori la rabbia e la disperazione e voler spaccare tutto. Blu è la malinconia, che è una situazione esistenziale che oggi tendiamo quasi a rifiutare, a non riconoscere o a trasformare in qualcos'altro. Depressione, sofferenza, disagio o qualunque cosa possa non essere esistenziale ma patologico, così da non affrontarlo e ridurlo ad un incidente, come l'influenza o un dito che si rompe. E allora quella condizione la medicalizziamo con farmaci e specialisti. La malinconia è una condizione, un sentimento oggi in estinzione. La malinconia pretende tempo, esige che ci si fermi, che smettiamo di correre e, come nell'incisione di Dürer, chinare il capo per il peso dei pensieri, che è un peso ma anche un momento di creazione o di ricreazione. Questa condizione, la malinconia oggi, non può avere spazio nei tempi accelerati, nella fretta e nella sostituzione continua e necessaria di cose, eventi ed esperienze. Per la malinconia serve una certa attitudine ad accettare di guardarsi dentro nello struggimento, il che porta spesso a non vedere all'orizzonte altro che ulteriore malinconia, ma con pensieri, parole, musica, libri e poesie e canzoni che spesso ci fanno da guida in questo viaggio, che come detto è sempre anche di ricreazione, che poi è il solo modo per poter accettare quello che tutti dobbiamo prima o poi accettare, quello che c'è in tutte le canzoni di Tom Waits, il fatto di non essere come tutti, il fatto di non essere abbastanza forti, non abbastanza ricchi, non abbastanza scaltri, non abbastanza fortunati, non abbastanza amati. La malinconia, allora, se gli diamo tempo, può essere anche un antidoto, ed è l'antidoto alla disperazione fredda, quella che alla fin fine ti appanna, ti rende rigido, ti rende brutto. Ecco, la malinconia che ti consente di non perdere quel tuo briciolo di bellezza e di circondarti comunque di bellezza, come nella musica di Tom Waits, appunto. To go waltzing Matilda. Waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley. E questo fatto qua, questo fatto di prendere la musica, immergerci nella musica, allontanandoci da tutto il resto, chiudendo il mondo fuori, sia una cosa che è fuori dal tempo e che ritrovo in tutti gli adolescenti di oggi. La malinconia, insomma, è una delle forme elevate di vita contemplativa, di meditazione sull'esistenza e sulla vita. Ed è anche una forma di meditazione creativa, ma non solo e non tanto, perché la condizione che fa nascere le opere d'arte, la condizione che ti fa scrivere, comporre, disegnare, suonare, ma anche perché ti crei una qualche forma di antidoto, se non altro dentro di te, un antidoto a quella insicurezza, come una forza di fronte all'incertezza, una cura preventiva alla nostra vulnerabilità. E la musica, sotto questo aspetto, è ciò che ci eleva e ci conduce in quella dimensione, l'atmosfera che favorisce e produce quella condizione in cui sappiamo essere malinconicamente meditativi. La malinconia è struggimento, sì certo, ma anche il passo verso l'uscita dallo struggimento, perché è la consolazione. E la musica e la poesia, soprattutto la musica e la poesia se messi insieme, ci fanno spesso da guida, perché la consolazione ci porta di nuovo verso quella condizione in cui torniamo a sognare e sognando torniamo ad essere innocenti. Poi
quella musica e quei testi sono l'America dei romanzi americani. Ci vedo l'America della pastorale americana di Philip Roth, che però ho letto e amato molto dopo, in un'epoca diversa, dato che il romanzo è uscito nel 1997. Rivedo lo stesso tono del narratore disilluso alle prese con lo smontare l'apparente, bella e scintillante vita dell'American Dream. La caduta dello svedese, questo personaggio che ha tutto, bello, biondo, sportivo, ricchezza, fortuna e donne, e che suscita per questo l'ammirazione, la gelosia e anche l'invidia di molti. E chi non ha avuto tra i suoi compagni quello più bello, fortunato, ricco e pieno di ragazze, sempre allegro, quello che alle feste monopolizza l'attenzione con storie edificanti, e tu all'angolo che non sai bene cosa dire, cosa fare, e tu che soffri lì accanto e ti crogioli tra invidia, rabbia e consolazione. Ecco, ad una dimensione più elevata, più alta, lo svedese è il vincente nella società occidentale, che è tutta come una pastorale americana fino a quando qualcosa si inceppa nell'ingranaggio, e quel chiodo che si mette di traverso nel caso del romanzo è la figlia che lo sbalza dalla tanto desiderata pastorale americana e lo proietta in tutto ciò che è la sua antitesi e il suo nemico, cioè nel furore, nella violenza e nella disperazione della contropastorale, cioè nell'innata rabbia cieca dell'America. Ecco, molti anni prima la contropastorale americana la trovo nelle canzoni di Tom Waits. Foreign Affairs è un disco del 1977 che ho comperato a posteriori, ovviamente. In questo disco, come in ogni disco di Tom Waits, c'è, come dire, sempre una donna, qui è Muriel, perché c'è sempre la donna e c'è sempre un amore. Muriel, I see you on a Saturday night. In your cave, with your hair tied back. Ma è un amore cantato e raccontato come un disperato bisogno, come se l'amore fosse qualcosa di istintivo e primordiale. L'amore che non è quello che ci dà la felicità, ma piuttosto come ciò che ci permette di non sentirci soli, smarriti, abbandonati. Come nella copertina di Rain Dogs, appunto, con un primo piano di un volto che sorride perché si sente abbracciato. Hold on to your pillow kiss, there's nothing I can do now. As I say goodbye to Ruby's arms, you'll find another. Però all'epoca penso proprio che la disperazione esistenziale che condividevo all'ascolto di Tom Waits forse fosse un po' come lo stare al gioco. Questo lo so per certo ora che ho compreso quanto davvero differente possa essere la vita, per quanto drammatica tu possa immaginarla, intuirla quando sei un adolescente. Ma penso anche a un'altra cosa. Per quanto spesso mi sentissi malinconico, mi sentissi abbattuto, non ero mai triste. E questo lo penso anche dei ragazzi di oggi, con tutti i loro problemi, malgrado tutti i loro problemi. Nel senso che la tristezza vera e propria la vedevo nei grandi e la percepivo anche fisicamente, perché ad un certo punto gli angoli della loro bocca precipitavano in basso come attratti dalla forza di gravità della vita. E allora quella era la tristezza della resa, così diversa e opposta alla tristezza che pur si viveva da ragazzi. La tristezza della resa modifica la tua anima, la trasforma a tal punto che non hai più il sorriso dentro, quel sorriso che comunque ti accompagna anche quando piangi e ti disperi. Ecco, quello era la tristezza in cui non avrei mai voluto cadere. E penso che le canzoni di Tom Waits, con quel loro invito al blues, fossero come un romanzo di formazione, come una serie di istruzioni per l'uso della vita. Cioè penso che mi abbia insegnato a pormi le domande, anche quelle sulla vita, che mi abbia insegnato a prendere le cose e a lasciarmi toccare da loro, a non lasciarle fuori o metterle da parte, a distanza, a rinunciare. My heart is spinning round. My heart in my shoes, yeah.
Ecco, questo penso che fosse quell'invito al blues delle canzoni di Tom Waits. E poi penso che ci sia stato anche un altro tipo di apprendimento, quello dello spirito del disincanto. Questo sì, disincanto, la disillusione, il non voler credere e il non voler stare al gioco della felicità e del benessere a tutti i costi che il modello del sogno americano stava trasmettendo a tutto l'Occidente e quindi anche noi che si entrava in quegli anni Ottanta fatti propri di American Dream e non solo per i primi McDonald's aperti e la febbre del sabato sera per cui tutti si andava un po' pazzi. Il bello era che non era un ridere, un criticare, un condannare l'American Dream di chi sta fuori, ma era un prendere in giro, un criticare, un chiamare al disincanto proprio di chi vi sta dentro. Come nei film di Woody Allen, che associo a Tom Waits e che associavo allora magari sbagliando di grosso, ma mi sembrava che l'atmosfera del disincanto e del ridere sopra al proprio fallimento del Play It Again Sam, e quel Sam al pianoforte, che la suona ancora la canzone, e la suona lo stesso quella canzone per un sogno infranto dovuto alla presa di coscienza di non essere degli Humphrey Bogart, ecco, me la vedo suonare al pianoforte mezzo stonato da Tom Waits. I'll probably get arrested when I'm in my grave, but I'll be saving all my love for you. I paid $15 for a prostitute. Io, Annie, Manhattan o Anna le sue sorelle, che forse è il mio preferito in assoluto, con questo personaggio non tanto sfigato perché sarebbe riduttivo, ma sempre dalla parte sbagliata della strada, in the wrong side of the road. Down with Bill's bottom, say you'll never snitch. Anna e le sue sorelle è un film del 1986 e Rain Dogs è dell'85, quindi dello stesso anno, quasi insomma. Rain Dogs in verità è preceduto del 1983 da Swords, Fish e Trombones, che già contiene pezzi sperimentali, voce graffiata, suoni improbabili, cioè quello che sarà Rain Dogs. Ma quando lo ascoltavo, sì, certo, interessante, ma poi finivo sempre con l'ascoltare quelli prima, Earth Attack and Vine, con quella Jersey Girl che canta spesso anche il boss, e poi Ruby's Arms, Saving All My Love For You. Sing sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la. Sha-la-la-la-la, I'm in love with a Jersey girl. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Oppure mettevo su Blue Valentine o Small Changes per ritrovare sempre le melodie e le ballate sue tipiche del primo disco. E poi c'era Closing Time. Poi arriva Rain Dogs. E quelle melodie sono combinate e unite alla sperimentazione, ai suoni improvvisati da strumenti improbabili, mischiati ai rumori che fanno accordi e ti incantano. Inside a broken clock, splashing the wine with all the rain dogs. A taxi we'd rather walk, huddle a doorway. Rain Dogs credo sia stato per me come la guerra lampo dei fratelli Marx, lo è stato per il personaggio di Anna e le sue sorelle interpretato da Woody Allen. È un personaggio ipocondriaco che a un certo punto si convince anche di avere un tumore che non ha. Innamorato, ma non solo non corrisposto, ma quasi bistrattato, con in più il dover vivere accanto a persone che a differenza sua e il successo sembrano averlo. E ad un certo punto, preso dello sconforto, quasi pensa al suicidio e poi si ritrova in un cinema dove proiettano questo vecchio film dei fratelli Marx e... Well, you play that Tarantella, all the hounds was... Andai di sopra in galleria e mi misi a sedere. Sai, il film era un film che avevo visto tante di quelle volte fin da ragazzino e mi era sempre piaciuto. E sai, io guardavo quella gente sullo schermo e cominciai ad essere preso dal film, capisci? E cominciai a provare...
come puoi anche solo pensare di ucciderti? Insomma, non è stupido. Voglio dire, guarda tutta quella gente là sullo schermo. Senti, sono proprio buffi. E se anche fosse vero il peggio? E se Dio non ci fosse e tu campassi una volta sola e amen? Beh, non vuoi partecipare all'esperienza. Che diamine, è mica tutta una noia. E pensavo tra me, Gesù, dovrei smettere di avvelenarmi la vita cercando risposte che non avrò mai e godermela finché dura. E sai, dopo, chissà, ecco, forse c'è qualcuno. Nessuno lo sa veramente, lo so. Forse è un filo molto sottile per appenderci tutta la tua vita, ma di meglio non abbiamo. E piano piano mi rilassai e cominciai a divertirmi davvero. Allora penso che l'effetto Anna e le sue sorelle combinato con Rain Dogs fosse quello di esorcizzare la paura del futuro, la paura di dover costruire pezzo per pezzo una vita senza nessuna protezione o sicurezza nel riuscirlo a fare. Ascoltare Rain Dogs, insomma, era come entrare dentro al cinema per Woody Allen, e c'entravo proprio come lui, dopo aver provato più volte quella sensazione strana che ti fa arrestare, fermarti mentre fai le cose che stai facendo, e ti fermi, ti blocchi e ti chiedi, ma cosa sto facendo? Ma perché sono qua? È davvero quello che voglio? E ti guardi attorno e vedi tutti gli altri attenti e concentrati e che si impegnano e che si danno da fare e che sono presi, contenti, felici di fare quello che fanno, di essere nel posto in cui sono. Solo tu sei fuori luogo e non sai nemmeno perché. Pensavo fosse una condizione dell'adolescenza, del mio tempo con Tom Waits, e invece ti assale a volte in ogni momento della tua vita e lo fa spesso quando meno te lo aspetti. E allora Rain Dogs di Tom Waits e Rain Dogs oggi come allora. Tear the promise from my heart, tear my heart today. You have found another, oh baby, I must go away. Hang down your Sarebbe possibile un disco come Rain Dogs oggi? Soffermiamoci un attimo, è il 1985, siamo in piena esplosione dance, domina l'elettronica nel rock, nel post-punk e tutto si sta facendo, come dire, commerciale. Ma non nel senso di ascolto facile, sanremese per intenderci, nel senso che ci si sta avviando verso una musica che per farsi ascoltare deve seguire certi canoni semplici, adatti alla radio e alla televisione. E Tom Waits cosa fa? Usa la voce come strumento, ma distorto, distortissimo. E poi, in un mondo musicale di sintetizzatori che fanno suoni perfetti, lui suona qualunque cosa sia suonabile a portata di mano. Me lo immaginavo che girava per la casa prendendo una pentola, o cercando il ritmo battendo contro il muro, o utilizzando qualunque oggetto gli capitasse sotto mano. E che suoni? Non rock, non jazz, non swing, non country, non folk, e appunto nemmeno il post-punk elettronico. Ho letto uno dei tanti studi che appaiono in rete, non si sa bene se autorevoli o meno, sono sempre di certe università blasonate. Studio condotto su 12.000 canzoni degli ultimi decenni. Il risultato? La musica si è impoverita e semplificata al punto da essere quasi banale, al fine di essere immediatamente orecchiabile, con motivi che entrano subito in testa e possono avere un successo immediato. Cioè merce. Musica popolare, pop, che ben si adatta a passare nelle radio o nelle televisioni e che possa creare eventi che riempiano stadi, anche quando si presenta come ribelle, ma è una ribellione che sembra intercettare il bisogno di sentirselo dire da un pubblico che paga e paga salato per ascoltarti e vederti.
È una standardizzazione gestita a livello commerciale che si basa su quello che Adorno chiamava il plugging, termine che indica il battere, il colpire, il martellare, e che Adorno riferiva alla pratica del rendere popolare qualche cosa ripetendolo senza sosta, trasformandolo a forza di passaggi in radio e in televisione in motivo di successo. L'ascoltatore che si fa incantare dall'inevitabile, il consumismo fine a se stesso. Ecco, Rain Dogs non era l'inevitabile, ma esattamente l'opposto, e non era nemmeno un andare controcorrente costruito dalla stessa logica, era come un andare controcorrente e basta, e me ne infischio di tutto. Ecco, credo che fosse questa la reazione a Rain Dogs di allora, anche se ne prendo consapevolezza solo ora. Un po' come quel disco fatto insieme a Gavin Bryars, in cui in loop si sente un barbone ripetere per minuti e minuti e minuti Jesus Blood Never Failed Me Yet, e su cui a un certo punto si sovrappone la voce di Tom Waits, e così per decine di minuti. Insomma, sarebbe possibile oggi? Forse qualche cosa di sperimentale, di artistico, si potrebbe sentire da qualche parte o in qualche radio privata. No, non credo sia possibile Rain Dogs oggi. Perlomeno che un Rain Dogs abbia successo, faccia presa, coinvolga a tal punto da ascoltarlo, riascoltarlo ancora, ancora e sempre. Ecco, per concludere, arriva la mia domanda. Che mondo sarebbe senza Tom Waits? Che vita sarebbe stata la mia senza Tom Waits e senza quel suo invito al blues, invitation to the blues, senza cioè quell'invito a capire, a immergermi, a comprendere che cos'è il blue mood, che cos'è la malinconia, quell'invito che ti chiede di fermarti, di pensare alla tua vita, alla vita in generale, prenderti quelle pause e raccogliere le forze, perché ce ne vogliono di forze per affrontare ancora una volta e sempre il destino che ti attende. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time. Avete ascoltato Pensieri e Parole a 33 giri, un podcast di storie forse troppo personali, minime e a volte banali, sull'ascolto della musica ai tempi dei vinili. Storie che hanno come scopo quello di condividere ricordi ed emozioni di ieri e riflessioni sull'oggi. Se vi va, scrivete le vostre impressioni ai contatti che trovate sul sito www.fabriziomeni.it o sulla mia pagina Facebook. Won't you please, please help me?